Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del Signore. L'odierna pagina evangelica, abbiamo sentito, racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni furono testimoni di questo avvenimento straordinario. Gesù li prese con sé e li condusse in disparte su un altro monte. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, brillando come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Comparvero allora Mosè e Elia ed entrarono in dialogo con lui. A questo punto Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non aveva ancora terminato di parlare quando una nube luminosa li avvolse. L'evento della trasfigurazione del Signore ci offre un messaggio di speranza. Così saremo noi con Lui. Ci invita ad incontrare Gesù per essere al servizio dei fratelli. L'ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere sull'importanza di staccarci dalle cose mondane per compiere un cammino verso l'alto e contemplare Gesù. Si tratta di disporci all'ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono l'accoglienza docile e gioiosa della parola di Dio. In questa ascesa spirituale, questo distacco delle cose mondane, siamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che fa la parola di Dio in noi. In questa prospettiva, il tempo estivo è un momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore. In questo periodo gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie fanno le loro vacanze. È importante che nel periodo del riposo e del distacco delle occupazioni quotidiane si possano ritemprare le forze del corpo e dello spirito, approfondendo il cammino spirituale. Al termine dell'esperienza mirabile della trasfigurazione, i discepoli scesero dal monte con occhi e cuore trasfigurati dall'incontro con il Signore. È il percorso che possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a scendere dal monte ricaricati dalla forza dello Spirito Divino per decidere nuovi passi di conversione e per testimoniare costantemente la carità come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall'ardore della Sua parola, saremo segno concreto dell'amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli,
specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell'abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che in diverse parti del mondo sono umiliati dall'ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza. Nella trasfigurazione si ode la voce del Padre Celeste che dice: «Questo è il figlio mio amato, ascoltatelo». Guardiamo Maria, la Vergine dell'ascolto, sempre pronta ad accogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio Divino. Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita. A Lei affidiamo le vacanze di tutti, perché siano serene e proficue, ma soprattutto l'estate di quanti non possono fare le vacanze perché impediti dall'età, da motivi di salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o di altri problemi, affinché sia comunque un tempo di distensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucer Deis. Recant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, associazioni e singoli fedeli. Oggi sono presenti diversi gruppi di ragazzi e giovani. Vi saluto con grande affetto. In particolare il gruppo della pastorale giovanile di Verona, i giovani di Adria, Campodarsego o Fanengo, a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.